Allora, ciao belle, la cica, la cica. Dunque, sono tipo le 4:30, ho detto faccio un video, visto che ero truccata da stamattina, ho detto approfitto dell'essere truccata per non dovermi ritruccare e passare un botto di tempo a truccarmi. Cosa è successo? Che ero già truccata e ho rinsillato ancora di più e quindi sono stata quasi 20 minuti a truccarmi con del resto uno stacco di maschera, di quelle. Ho una maschera non indifferente addosso, ma insomma. Dunque, naturalmente, questa è una postazione, come vi ho detto, di fortuna perché è arrivata la postazione nuova. Ora, siccome lo spazio qui è quello che è, il mio amore con il mio babbo mi hanno fatto una postazione, cioè lì dov'è lo specchio, quello lì con le luci, che poi appena ci saranno attaccate le luci, sicuramente è tutta un'altra storia. Da lì poi abbiamo creato. Quindi, questa è una. Ora non mi viene di una posizione, insomma, di un'inquadratura di fortuna, quindi siate pazienti e stringo perché è un haul lungo sicuramente. È un haul che è tutta roba che è da giugno, qualcosa ho comprato, qualcosa ho cominciato ad utilizzare e qualcosa ho già in uso, quindi a meno che l'abbia qui sopra, io mi ricordi di farvelo vedere, cosa che è abbastanza non probabile. Stringiamola, le tre cose che mi è venuto da prendere, perché a parte qui mi sente il mondo, cioè mi vergogno. Le prime tre cose che mi è venuto da prendere, che avevo già in utilizzo, sono queste. Allora, io sono stata brava, devo dire, non ho posto, non ho speso grandi soldi, no? Però in sbalzi di tempo, da un tot all'altro, qualcosina ho comprato. Allora, una mattina che capitai all'OVS, scusate ma mi si tinge il coso, all'OVS per la matita a sopracciglia che non trovai, ho preso questo. Ora io qui ho lo specchio, però cioè ho tutte le inquadrature così, meno male. Questo è la tinta labbra della Makeup Revolution, che me la posso mettere soltanto per video perché fuori non la posso portare perché si gretta, fa schifo. Comunque, questo qui della P2, che è la P2 è questa marca di smalti che da noi è arrivata prima con tutti gli smalti e ora hanno cominciato a bombardare pure con trucchi e c'hanno dei trucchi che so, oh mio Dio, cioè buoni secondo me. Questo è P2 Gel Makeup, il mio è il 30, è fatto in questo modo. Ragazze, cercherò di essere concisa più che posso. Comunque, eccolo qua. Devo dire che l'ho sentito nominare da Miss Penny. Lei ha detto che non è troppo coprente. Secondo me, invece, è coprente parecchio, insomma. E, come colorazione mi piace molto. Rimane il viso bello luminoso, nonostante che sia coprente. Non fa troppo mascherone perché comunque vi lascia la pelle bella luminosa. E devo dire che per me è stata una scoperta perché io l'ho preso a casaccio proprio. Quella mattina volevo comprare qualcosa e questo ho preso. Mentre questi due l'ho presi con uno sconto alla farmacia. Questi qui sono della Bionic e sono. No, Axe, amore, dai, fai il bravo, fai finire la mamma. Su, mettiti là sopra. Dai, fammi finire quello che devo. Su, e poi dopo andiamo fuori. Mettiti sul lettino, dai. Anche con lui è un lavorone che non vi dico. Della Bionic l'avevo già intravisti. Nel tempo sono due correttori in cialdina. Qui passa la gente in cialdina. Axe, per favore, dai, Axe, non mi fa arrabbiare. Finché resisto, poi non mi tocca alzarmi. Che so, un arancio e un verde. Ma la cosa bestiale è che costano 21 euro, quindi è un prezzo gadollo. Con una quantità come questa, voi ci fate, cioè, secondo me questi qui sono tipo da scenografia perché hanno una pigmentazione, una coprenza che è da, oh mio Dio, aiutami, veramente, cioè, sono molto coprenti, sono molto morbidi, si riesce a gestirli bene, quindi una volta che l'avete steso lo riuscite ad amalgamare bene con la pelle, nonostante siano dei colori così, e poi ne basta una quantità talmente bassa che
che boh, insomma, io le vidi perché io le avevo già provati, però le volevo tutti e due, o comunque dissi ne prendo uno per volta, ma 21 euro di correttore era una cosa assurda. Quindi l'ho trovato in sconto alla farmacia, quella sopra l'acqua calda, che tipo da 21 euro l'avevano messi a 15,90. E quindi ho detto le prendo. Questo si parla di 2 mesi fa e ho cominciato adesso un attimino ad usarli. Ora vado con l'acquisto più vecchio fino a quello più nuovo. Allora, questi sono gli acquisti più vecchi che ho fatto, Essence, cazzatine varie, tenuti qui dentro per 3 mesi, 3 mesi. Perché dissi se le butto fuori poi non riesco più a trovare quelli che ho comprato, che non ho comprato. Comunque, se non era un qualcosa che non ero proprio così vogliosa di provare, ho detto le lascio lì dentro. Allora, ho preso un po' di mascara della Essence perché non sapevo della linea nuova permanente, perché avendo poco internet ultimamente, avendo visto pochi video, non lo sapevo. E quindi quando l'ho visto mi è presa ossia. Allora, ho preso questi quattro mascara. Allora, ho preso il Rock and Doll Volume Eyes Opening Mascara, che fra parentesi è uno di quelli che ho provato. C'ha lo scopolino cicciottone e devo dire che non mi è dispiaciuto per niente. Io li ho messi tra di loro, insomma, no? Cioè, oddio, per provarli l'ho provati anche da soli, però l'ho messi tra di sé. Poi questo, che dovrebbe essere il Forbidden Volume False Lashes Top Coat, quindi è di quello da mettere sotto e poi sopra. E poi ci sono questi due, che sono il Forbidden Volume Mascara e il Volume Mascara Rebel. Questi due. Io ho portato l'I Love, questo è fatto con la zigrinatura Axe un po' leggermente incrociata. E questo invece è quello che sinceramente ora vabbè non me lo ricordo, le avevo provati tempo fa, ma ora io non me lo ricordo qual è stato. Uno mi è piaciuto e altri invece mi sono piaciuti meno. Io cerco di andare random su quello che vedo. Poi mi sono presa questi due, si parla di veramente 3 mesi fa, 2 o 3 mesi fa. Questo è l'Ex Chess Volume Mascara Axe. Dai, vediamo che si riesce a fare. Questo qui è quello con due parti. Axe. È tremendo. Quando vuole è tremendo. Con le due. Fermo un attimo, fammi finire almeno una busta. Perché poi mi va via la luce. Questo c'ha la prima parte che è fatta così. E la seconda parte che è fatta così. Leggermente più grosso. Io questo non l'ho ancora provato. Mentre ho provato questo, che è il Master Price Transform, che se non mi sbaglio l'avevo sentito nominare da qualche youtuber, insomma, un po' più viste. E devo dire che questo mi è piaciuto. L'ho usato un pochino e poi l'ho rimessi lì perché c'ho ancora da finire dei mascara vecchi. E poi ho trovato questi due troiai a sconto, pagati tipo 1 euro o 2, non mi ricordo. Il Max Factor 2000 calorie. Dramatic Volume, fermo amore, ed è fatto così. E poi invece c'è il Master Price Max Factor. Io devo essere sincera, non ho mai avuto grandi mascara della Max Factor e quindi pagandoli così poco, 2 euro, ho detto gli voglio dare una possibilità. Poi abbiamo un illuminante della Wyon, che ho preso il rosa e il marrone. Ora lui si è messo dietro, lui dietro non ci dovrebbe stare per un lavoro di dominazione, dominanza, no? Perché lui sopra la sedia vorrebbe dominare, quindi per una questione di quello del lavoro che stiamo facendo, lui qui sopra non ci dovrebbe stare. Però se è l'unico modo per tenerlo buono 5 minuti e finire almeno questa busta, proviamo. E ne ho preso uno rosa, uno marrone, che se non mi sbaglio erano della collezione vecchia, e uno di quella della collezione permanente. Io vorrei il tubetto luminoso, e quello deve essere. Questo è il rosa perla, il 102, questo qui, che devo dire che è molto bello e molto luminoso, nonostante
quando poi li muovi, cioè li mescoli con le dita, si cosano. E quello marrone lo devo avere lì da qualche parte. Poi qualche cosina della Essence. Ho visto che sono usciti questi qui, i Velvet Stick, però io ho il rosa e questo. Sono tipo matte, però comunque io principalmente l'ho quello rosa nell'astuccio in borsa perché lo portavo al lavoro, ma non è che facevo grandi cose. E poi, visto che il marrone mi era piaciuto tanto, ho preso pure questo, che è il 12 della Kiko di questi qui. Il marrone mi era piaciuto tanto, come vedete questo è intatto e non è stato mosso, però è un bel colore. Anche mi piacciono molto, ma sono dei colori che faccio fatica a mettere, non so perché. E poi abbiamo le matite. Dunque, mi sono sbizzarrita da Wacom perché ho finito Axe, fermo, ho finito perché c'era questa e questa Axe, che erano queste due, le Permanent Eye Pencil, vabbè, 05 e 04, melanzana e mena verde. Oh, fammi finire le matite. Perché erano due colori belli, secondo me, da mettere sulle labbra. Sono matte e anche quando le metti sulle labbra hanno un bell'effetto. Sinceramente a me piace molto. Questa, vedi, fra parentesi, starebbe bene oggi. Con un po' di primer sotto, devo dire che reggano anche abbastanza, essendo per occhi. E poi abbiamo questa qui, sempre la 15 viola, sempre della Wacom, perché quell'altra mi sono piaciute. E questi violetti mi garbano ultimamente, questo proprio viola. Ho fatto anche un vlog, ma non so se lo metto. L'Automatic, sempre della Wacom, che è questa qui. Che io odio le automatiche perché mi si rompono in continuazione. Però sempre per le labbra io le uso. E poi abbiamo due della Kiko, 703 e 711. Perché questa è la 703. Io ogni tanto... Oh! Allora! Mi sbizzarrisco con queste matite. 703 e 711. Che nonostante appunto siano matite di quelle della collezione permanente normali, hanno dei bei colori e reggano bene. E questa invece è sempre della Kiko, di quelle lì, la 03, di quella linea vecchia, che io ho il marrone scuro, il verde acqua simile a questo, che è un po' più scuro, e questa ho preso perché questa c'aveva sto rosa pazzesco e per l'estate era stra fosforescente. Ora vediamo se mi metto questa o quella sulle labbra. Allora, questi sono gli acquisti di 30 anni fa che appunto sono finiti, quindi le posso levare, porto fuori lui e ritorno perché se no me la mena. Allora, spero che vediate, però ha cominciato leggermente a piove e quindi cerco di portarcelo tra un po'. Oh, per farvi vedere, il lip della Make Up Revolution non aveva durato neanche per il tot di tempo del video, quindi per farvi capire. Dunque, quelli un po' più recenti. Allora, l'altro giorno, allora, quelli che vi ho fatto vedere sono di tipo 2 mesi fa. 20 giorni fa, sì, 20-25 giorni fa, sono ripassata per l'ennesima volta dalla Gardenia perché ora sono in fissa e se tanto vi metto tutto il vlog, tutti i vloggettini che ho fatto, lo capirete. Sono in fissa con le matite da sopracciglia perché ho perso quella della Essence. E sto in palla. Quindi cos'è successo? Allora, no, questi li ho presi più tempo fa. Dunque, più tempo ancora fa ho preso questa. Feci proprio questo acquistino così da... Oh mio Dio. Prima presi queste qui due della Essence, che probabilmente c'ho pure, però la 15 è una Berry che ce l'ho e la 12 Wish Me a Rose. Non so perché, perché ho il contenitore con tutti i colori sparsi, porca miseria. Vabbè, comunque queste della Essence sono belline, costano poco e reggano. Allora, collegato a questo, poi vabbè, presi la 709 della Kiko, vedete, mi era presa la fissa con questi colori un po' più, ma perché d'estate erano strafighi. E poi ho preso queste due. Allora, questi due sono due lip della Debalme. Qui da me in Massetana è arrivata la Essence. Sì, buona. Hanno levato la Essence, hanno messo un sacco di cose della Debalme. Uno me l'ha regalato il mio uomo. E se non mi sbaglio, uno l'ho preso proprio
un sacco di tempo fa, ma non a Siena. Le presi da internet. Comunque, c'ho tre colori che uno ho preso. Insomma, il mio uomo qui da Siena me ne ha regalato uno. C'ho il Committed Charming e Sentimental. Sono davvero fighi. Lo sapete che mi piacciono molto anche quelli della Bottega Verde? Allora, questo è Shah, è Committed, che è il colore più rosato, che appunto assomiglia di più al nude, che è questo. Poi c'è Charming, che è quello che ho in un vlog, e ve lo dico. Hanno un odore di menta spaziale, che è questo. E poi va boccia e Sentimental, che è questo colore accesissimo, che spacca il culo, molto simile a questa, infatti, che se non mi sbaglio le ho presi il giorno stesso con questo trucco. Oltre a questo ci stava bene pure un colore un po' più chiaro. E questi sono i tre colori Essence. Ora mi devo pulire, perché se no non c'entra più niente. Vabbè, mi è presa di metterci questo, ma forse ci sta meglio l'altro. Comunque, vi stavo dicendo, sono andata a cercare questa benedetta roba della matita delle sopracciglia. 20 giorni fa è rotti e 3-4 giorni fa, perché sto impazzendo. Allora, quella sera gli dissi: senti, mi serve una matita per sopracciglia, per puppa. E lei mi disse: guarda quella della Debbie. Io ho guardato Debbie Cajal Pansy Waterproof, ma questa non è adatta, è la 2 ed è troppo morbida per me. Io ho bisogno di una matita per sopracciglia rigida. E 3 giorni dopo, sempre per matita da sopracciglia, ho comprato quella dell'Eufydra, che però pure questa non ne parliamo. Anzi, questa addirittura è per bionde, però è più secca, volendo metto cera, quello, e poi l'ombretto, però come faccio io le ciglia? Diventa una schiavitù. Io ho bisogno di una matita che sta la do e mi fa le sopracciglia. Comunque, mentre poi una mia amica mi ha regalato quella di Chanel, che è perfetta come durezza, però anche questa è chiara, e quindi ci metto sopra la matita. Poi, fissa per gli illuminanti, mi sono messa lì a guardare la Deborah, che cosa ho trovato. A parte l'ultimo illuminante uscito, che è questo qui. Debbie Strobing Chubby Velvet Light, tipo quella che c'è all'OVS, la porca miseria, dai, vabbè, la marca dell'OVS, che ora non mi viene, ha fatto lo strobing e la lighting, c'è la strobing, vabbè, tutti questi qui in crema proprio per fare highlighting e strobing. Vabbè, questo è insomma questo qui della Debbie, che dovrebbe essere unico, ed è questo, ed è una bella luminosità, devo dire, mi è piaciuta parecchio. Brava Camilla, consumiamolo così, eh. E sempre della Debbie ho trovato questo, che sarebbe un ombretto in polvere. Questo è lo 03 Pearly Coral Peach, che io uso come illuminante, cioè scusami, oh mio Dio. Allora vi faccio vedere, questo è messo così, io poi lo vado a mettere leggermente, che mi fa da illuminante, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, da illuminante e leggermente da, vedete? Cioè, scusa, e leggermente da blush, quindi. Poi, non la sera stessa, ma un altro giorno prima presi questo, mi impallo, Bona della Pupa, che è l'ultima collezione che io, però dei tre ombretti ho preso il tè, perché sono ombretti che io uso come illuminanti. L'altro della Pupa è andato perché l'ho logorato, l'ho mangiato. Ho preso questo perché è quello che comunque come colore stronca di meno, nel senso, questo è meno scuro. C'è questo che è qualcosa di, oh mio Dio, vediamo se riesco a farvelo vedere, che è questo, e poi c'è questo un pochino più scuro, che io li mixo e le do sempre come blush anche questi. E poi ho ripreso, no, ho preso il 100, perché c'avevo, non mi ricordo il numero, però tendente a rosa. Questo invece è
tendente al madreperla. Io adoro questi ombretti della Pupa perché so degli illuminanti perfetti, cioè perfetti. Poi comunque il prezzo è quello che è, dai, non è esagerato. Ultimi acquistini di 2 giorni fa, sempre partita per le sopracciglia. L'unico è questo e quella della Debbie che sto utilizzando, che per adesso è quella che mi dà più soddisfazione di tutti, che ho su 5 euro, ma questo colore non mi ci piace. A sto andan palla, comunque la 282, ecco, si è rotta pure la punta. Cioè, ora mi sono messa quello della Colourpop, vediamo se ce la facciamo. Quando non mi ci vedo è la fine. Comunque questo, che è quella più propensa, più, che gli si avvicina di più sia per prezzo che perché 5 euro è comunque, che è bellina dura, però io rivoglio quella della Essence, c'è niente a fare. E poi ho provato a prendere questo qui della L'Oreal. Questo è il colore più scuro, il Brow Artist. Io vi ho fatto un piccolo vlog appena comprati e farveli vedere in macchina, sicché se poi il vlog che vi farò sarà un po' noioso, è perché ho attaccato tutti i pezzettini e poi vedi, magari vi ridico le stesse cose, però comunque il colore è questo. Come colore mio mi si addice di più e mi piace di più, comunque a seconda, perché ora che ho capelli un po' più marroni e non neri, però è un po' troppo cremoso, a me i prodotti troppo cremosi per le sopracciglia. E comunque ho voluto prendere il Pupa Stick Concealer, lo 03, perché era una vita lo volevo prendere, l'avevo già swatchato in passato e vi posso garantire che è perfetto. Cioè, oddio, io ho paura di aver preso la colorazione troppo scura perché naturalmente lì dentro non si vede un cazzo. E sì, ho preso la colorazione troppo scura, ho preso la 03. Comunque è ottimo come correttore, anche per le occhiali nonostante sia pastoso. Vi lascio il pezzo forte in fondo. Ho preso questi due che oramai le utilizzo parecchio perché quando so per andare al lavoro o comunque qui fuori per qui cerco di comprare dei colori che comunque non siano né troppo forti né troppo scuri. Eccoli qua, che comunque a me piacciono. E poi questi sono carini, il prezzo è abbastanza buono, quindi il pezzo forte è questo. Mi c'è cascato l'occhio. Mi c'è cascato l'occhio. Era tanto, lo volevo prendere, ma ho paura di aver preso la colorazione sbagliata pure di questo. Perché sono stata al CAD a prenderli. Purtroppo dentro il CAD dove vado io non c'è luce. E di conseguenza cosa succede? Il correttore lo misi qui, che mi levò il bambino benissimo, però giustamente non c'è luce, quindi te vedi quello che è il riflesso. E questo è lo stesso, è la Nude Magic BB Powder, che l'ho vista da Cherry Pandemonium, l'ho vista da Ornitorella, l'ho vista da un sacco di gente, ed è un perfezionatore di pelle che io tendo, come avete visto, ad usare specialmente d'estate. Però se mi piace ed è coprente lo uso sia d'inverno che o per coprire il fondotinta. Comunque io ho preso la colorazione, se non mi sbaglio, ce n'era due di colorazioni e io ho preso comunque quella più scura. Non si riesce a vedere, comunque l'altro giorno me lo so dato e oggi sono troppo scura e l'altro giorno ero troppo chiara. Quindi spariamoci in testa e olè. Va bene, lol, ce l'ho fatta a finirlo, non è stato poco. Ora ho qualche video in carica, le porto a casa, le metto e poi da lì guardo quale scegliere di mettervi o meno, perché purtroppo non avendo la possibilità di riguardare video io faccio fatica a vedere quali sono decenti o no. Cioè, se io ora vi ho detto delle cose, vi sto dicendo le stesse identiche cose in tutti i vlog, cioè poi divento ripetitiva, noiosa e due palle. Quindi vediamo di cercherò di fare una cernita e di prendere, quando vedi, poi mi chiedo perché mi si rompano le punte delle matite. Quindi cercherò di fare una cernita su quello che posso, cioè su quello che ho ripetuto 1000 volte, e cercherò insomma, dai, di fare del mio meglio. Io vi mando tanti baci, porto fuori il rompicoglioni perché c'ho da andare pure ad aspirare la macchina. Comunque oggi è tempo di merda, c'è nuvoloni, pioverà, ma non è freddo. Quindi un bacio, fate i bravi, spippeggiate poco.